La priorità nel Pescara, Filippo, è quella di colmare due lacune. I giocatori sono tanti in organico, 23 sotto contratto. Sappiamo che la lista è di 25 giocatori in Serie C, però sono due lacune da colmare: quella dell'esterno di fascia destra e poi quella dell'attaccante, l'attaccante centrale. Ecco, Gliozzi, l'idea del Monza è di cederlo a titolo definitivo? Sì, questa è la nostra idea, anche perché è un anno di contratto, quindi noi vorremmo provare a cederlo. Abbiamo sei attaccanti in rosa, sono numerosi. Tu sei fiducioso per una di queste trattative? Io punto molto sull'attaccante, che in questo momento non c'è, il Pescara ne ha bisogno come il pane. Ecco, su Gliozzi, Gliozzi che dir si voglia, sì, ci sono fondate speranze che possa arrivare a Pescara o è davvero ancora presto? Ma io è presto, anche perché però posso dire che il Pescara è alle pari di tutte le altre, non è che c'è qualcuno in vantaggio. Sugli Ozzi, il ragazzo comunque anche lui ha bisogno di fare dei ragionamenti, perché come ti dicevo, magari in questo momento vorrebbe mantenere la B, oppure magari cerca il progetto giusto, quindi sicuramente dovrà essere bravo il Pescara a prospettargli un progetto. Però sono fiducioso sul fatto che comunque il Pescara, come blasone, come società, ha tutte le carte in regola per farlo. Probabilmente è più semplice arrivare al centrale di difesa negro. Beh, lo sai che gli attaccanti sono sempre quelli più difficili da prendere. Forse è più facile Negro, un po' meno Armellino, un po' meno Gliozzi, però ma solo perché ci hanno più richieste, non per altro. Però io penso, ribadisco, Massimo, certo, che il Pescara c'ha tutte le carte in regola, c'ha un allenatore, intanto un allenatore che mi sembra che abbia avuto Armellino, è un giocatore che a lui... Che penso sì, nel 2016-2017 a Matera, tra l'altro, Armellino ha segnato 9 gol in quella stagione. Sì, sì, siamo alla fase iniziale del mercato. Io credo che ci sia tutto il tempo per provare a prendere questi giocatori. Da parte mia c'è un aspetto anche da tifoso. Io vorrei in qualche modo aiutare anche il Pescara, però io penso che sia fondamentale mostrare e far vedere a questi ragazzi che ci sia un progetto su di loro. Facendo invece un excursus di quello che è stato, no? Perché il Monza, vabbè, insomma, partiva per vincere il campionato, poi si è fermato in semifinale, ha incontrato il Cittadella 3-0 all'andata, tripletta di Baldini, poi non sono stati sufficienti 2 gol nel match di ritorno della semifinale playoff promozione. Ecco, che lezione ha tratto il Monza dall'ultimo campionato di B? Perché un fatto è indubbio: i budget spesso incidono, ma non vanno in campo. Ma la lezione che abbiamo, sì, concordo, anche se noi abbiamo fino agli ultimi, diciamo, fino all'ultima partita, siamo stati in corsa per la Serie A diretta. E se la Salernitana non vince a Pescara, probabilmente andiamo noi in Serie A diretto, perché certo, la Salernitana fa gol, noi subiamo l'espulsione di Bellucci, subiamo il gol del Brescia, e poi lo sai come sono le partite, poi poteva andare anche in maniera diversa, e quindi potevamo parlare adesso in termini diversi. Noi fino all'ultima giornata siamo stati in corsa per la diretta. Poi il campionato del Monza lo perde i playoff, ma in realtà lo perde contro le squadre più piccole, e purtroppo ti devo dire che noi perdiamo i punti contro Reggiana, contro il Pescara, contro il Cosenza e contro l'Entella, che sono le quattro retrocesse. Quindi questo ci ha insegnato che in Serie B non devi mai sottovalutare nulla, e che il campionato lo vince chi ha più continuità. Ti faccio l'ultimissima, perché prima scherzavamo con il regista che adesso sta curando questa intervista, il nostro Dino D'Angelo. Avete giocato insieme alle Naiadi, sì, di Pescara, eravate piccolissimi, categoria Pulcini, allenati da un grande maestro, Marinaro, che salutiamo. Sì.
il quale ti diceva non fare il milanese, perché? Cioè aveva già non lo capito so, forse tutto. nella sua testa chi giocava nel Milan non poteva non passare la palla, non lo so. Però aveva io già passavo poco il pallone, ti dico la verità. Aveva già capito tutto, quasi 40 anni fa, insomma, ha preconizzato quello che poi è successo nella tua vita, perché sei da 7 anni praticamente a Milano. Sì. No, tra l'altro saluto con grande affetto e ogni tanto lo chiamo, lo sento ancora, quindi grande mister Marinaro.